Per 10 anni ha riunito tutti gli appassionati del vino nei luoghi più disparati della città di Napoli. Ha promosso le brezza creative e per festeggiare il suo 10° anno Wine and City aprirà le porte del Museo Archeologico Nazionale per l'inaugurazione della kermesse che si svolgerà dal 5 al 26 maggio. La presentazione dell'evento e del programma organizzato per celebrare i 2 lustri di attività nella sede del PAN di Via dei Mille, durante un incontro con l'organizzatrice Donatella Bernabossi Lorata. I programmi sono tanti, un traguardo importante, 10 anni, e cominciamo il 5 maggio, finiremo il 26 maggio, quindi sono 3 settimane di ebbrezza creativa nella città. Abbiamo contagiato vari luoghi, saranno circa un centinaio. 2 eventi molto importanti, un evento nell'evento è la Banca del Vino di Slow Food che arriva da Pollenzo, le migliori etichette italiane che saranno protagoniste al complesso di San Domenico Maggiore in piazza San Domenico Maggiore. Faremo il gran finale, l'apertura è al Museo Archeologico Nazionale il 5 maggio, il gran finale invece è uno spettacolo emozionante di danza verticale sulla facciata di Palazzo San Giacomo. Presente anche il sindaco Luigi De Magistris. È una realtà appunto consolidata da 10 anni nella nostra città, di eccellenza, che contribuisce a rendere attrattiva la nostra città, scopri l'ebbrezza di Napoli, come ho letto nel documento che hanno consegnato anche alla stampa, e quest'anno c'è stata anche una forte collaborazione col Comune di Napoli, al di là del patrocinio, anche 2 dei tanti eventi così belli che vengono fatti li faremo insieme, uno la Banca del Vino di Slow Food nel complesso di San Domenico Maggiore e poi la chiusura dell'evento che è una grande sorpresa di creatività della nostra città.